spettrale dai colori nerazzurri, Andrea Ranocchia nasce nella bella Assisi nel 1988. La passione per il calcio lo porta ad iniziare la sua carriera già da piccolo nel Bastia, squadra della sua città natale, fino a conquistarsi un posto nel settore giovanile del Perugia. L'incantevole città, che racchiude la sua dolcezza nelle sue bellezze architettoniche e nel cioccolato, assume un ruolo importante per la vita del giocatore. Luogo appartenente all'origine e al cuore della sua compagna di vita Giulia, grazie a Perugia diventa semplice scegliere anche il nome del piccolo Lorenzo, in onore proprio della città. Nel 2004 Andrea Ranocchia continua ad inseguire il suo sogno ad Arezzo sotto la guida di Antonio Conte e una volta maggiorenne debutta per la prima volta in Serie B come professionista. Il 21 agosto 2007 esordisce con l'Under 21 Azzurra, nell'amichevole vinta 2-1 contro la Francia. L'anno seguente, Casiraghi lo convoca come riserva per il torneo olimpico di Pechino 2008 e nell'estate dello stesso anno viene acquistato in compartecipazione dal Genoa, che lo cede in prestito al Bari e in cui ritrova come allenatore proprio Conte. L'allenatore dimostra di avere fiducia nelle sue capacità e infatti richiede l'impegno del difensore con continuità nella seconda parte della stagione, in cui Ranocchia contribuisce alla vittoria del campionato con 17 presenze e un gol. Nel giugno 2009 prende parte all'Europeo di categoria e subito dopo il Genoa riscatta il giocatore, lasciandolo nuovamente in prestito al Bari per la stagione seguente. Il 23 agosto 2009 fa il suo ingresso in massima serie, in cui realizza il suo primo gol nell'ottobre dello stesso anno. Seppur un infortunio al ginocchio lo porta a saltare la seconda parte della stagione, in questo periodo Ranocchia desta le maggiori attenzioni e spinge a porre gli occhi sulle sue qualità. La sua notevole altezza gli ha permesso durante la sua carriera di piazzare la palla in rete di testa e nelle situazioni di emergenza ha anche assunto il ruolo di centravanti. Per la prima metà della stagione 2010-2011 Ranocchia indossa la divisa dai colori rosso-blu e va al Genoa, in cui conferma le positive impressioni del tempo. Nel gennaio 2011 il primo incontro con l'Inter, dove si impone tra i titolari. Il successivo febbraio esordisce nelle Coppe Europee e a fine stagione conquista il suo primo trofeo, la Coppa Italia. Dal 2015 Andrea affronta nuovamente diversi passaggi, muovendosi tra il prestito alla Sampdoria e poi nuovamente all'Inter, fino ad arrivare nella lontana Inghilterra nel 2017, presso l'Hull City, vivendo l'esperienza in Premier League. La stagione successiva torna a Milano, vestendo ancora la divisa interista, ai cui rende servizio fino ad oggi, conquistando ben 200 presenze. Il suo impegno nel sociale trova spazio nella fondazione di una onlus che porta il suo nome nel 2016, che ha come obiettivo quello di aiutare persone vittime di avvenimenti sismici. Inoltre, l'anno successivo, l'associazione ha contribuito a ripristinare un campo da calcio nella provincia di Macerata. Durante questi primi anni, con la sua onlus, ha anche realizzato una campagna di raccolta fondi che ci ha aiutato in un momento complicato. Tali attenzioni, unite alla descrizione del suo carattere mite, dolce e umile, portano a considerare il nostro testimonial vicino ai nostri campioni insuperabili e a comprendere in prima persona cosa voglia dire non distanziarsi dalle difficoltà, ma contribuire a dare una mano per realizzare alcuni dei sogni nel cassetto. Orgoglioso di far parte di questa grande famiglia, così scrive Andrea sotto un video che ha come protagonisti gli insuperabili. Siamo fieri anche a noi di averti al nostro fianco, campione. Anzi, siamo fieri di vederti in difesa della nostra squadra. Definito un centrocampista completo dalla tecnica individuale e dalla duttilità che gli permettono di ricoprire varie posizioni, Antonio Candreva diviene figlio della capitale nel 1987, ma il suo cuore conserva sempre uno spazio speciale per la terra calabra, luogo che donò le origini al padre e al nonno. Cresciuto calcisticamente parlando nella Lodigiani, un Candreva ancora minorenne cattura l'attenzione della Ternana, con la quale esordisce in Serie B come professionista nel 2004. Con 47 presenze si conquista 3 stagioni prima di passare all'Udinese e con indosso la maglia dai colori bianconeri fa il suo ingresso sul palcoscenico della massima serie il 27 gennaio 2008. Dal 2009 al 2012 continua a farsi largo attraverso le esperienze in diversi club, passando dal Livorno alla Juventus, con la quale segna il suo primo gol in Serie A, decisivo contro il Bologna, per poi giungere al Parma e infine al Cesena.
Nel 2012 viene ceduto in prestito alla Lazio con diritto di riscatto per la compartecipazione. Negli anni successivi la squadra acquisirà dapprima metà del suo cartellino per poi rilevarne la restante metà dall'Udinese. Nel 2014 realizza la sua prima doppietta da professionista contro il Torino, raggiungendo così il totale di 11 reti in campionato e guadagnandosi il titolo come centrocampista laziale più prolifico di sempre in un singolo campionato. Nella giornata seguente, andando a segno da dischetto contro il Livorno, conferma ulteriormente il primato. Le 300 presenze da professionista arrivano il 14 settembre 2014 e con quota 10 reti festeggia il terzo posto raggiunto in campionato dei biancocelesti, premio l'ingresso in Champions League. Nel 2015 il centrocampista esordisce in Champions League, nell'andata dei playoff che vede i romani sconfiggere il Bayer Leverkusen. E ancora nel campionato 2015-2016 va a segno in doppia cifra per il terzo anno consecutivo. Dopo 4 anni cambiano i colori sulla maglia. Infatti, nel 2016 i nerazzurri decidono di non poter lasciarsi sfuggire un grintoso Candreva, che toccherà quota 100 presenze nell'ottobre 2019, giusto una settimana dopo la sua prima rete in Champions League, realizzando il gol del definitivo 2-0 contro il Borussia Dortmund. Non si accontenta però solo dell'azzurro della Lazio o dell'Inter. Il centrocampista infatti pone le sue doti al servizio della nazionale in diverse occasioni. La prima a 22 anni, guidata da Lippi come commissario tecnico. Nel 2014 prende parte al Mondiale brasiliano. Degni di segnalazione restano di sicuro la prima partita dell'Italia, vinta contro l'Inghilterra, in cui il suo assist sarà decisivo per il gol di Balotelli. E sempre nello stesso anno il suo primo gol in nazionale contro la Croazia. Beh, tutto questo azzurro sembra proprio non aver stancato il nostro testimonial, tanto da vederlo ancora una volta scendere in campo indossando con fierezza questo colore. Questa volta la stessa maglia però la indossiamo insieme e porta la scritta Insuperabili. Non dimentichiamo il sorriso di alcuni dei nostri atleti nel momento in cui hanno realizzato il sogno di incontrarti. E nell'attesa di tornare in campo e vederti in azione contro i nostri portieri, continuiamo a seguire virtualmente le tue divertenti allenanti challenge, provando a replicare qualche esercizio con tutte le nostre forze. Classe 85, origini lombarde e 1,90 m di altezza, sono il primo biglietto da visita per il portiere Daniele Padelli. Cuore nero-azzurro fin da bambino e cresciuto con il poster di Gianluca Pagliuca in Canada. Si forma in campo nel Delebio, squadra valtellinese di seconda categoria, per poi passare al Lecco nel 2001 e al Como l'anno successivo. Nel 2004 si trasferisce a titolo definitivo alla Sampdoria, dove gioca per un anno nella formazione Primavera, venendo convocato varie volte anche in prima squadra. La stagione 2006-2007 vede il suo esordio in Serie B con il Crotone. Nel gennaio 2007 l'inglese del Liverpool osservano il giocatore e decidono di prenderlo in prestito fino al termine della stagione. L'esordio da titolare in Premier League avviene nell'ultima giornata del torneo ad Anfield, gara terminata con un 2-2. L'estate seguente la Sampdoria lo riporta in patria, cedendolo in prestito al Pisa in Serie B, club con cui disputa diverse amichevoli pre-campionato e la gara di Coppa Italia a Napoli. Nell'agosto 2008 viene ceduto in prestito all'Avellino. E terminata l'esperienza alpina, rientra inizialmente alla Sampdoria e poi in prestito al Bari per 2 stagioni consecutive. Arriva il suo esordio in Serie A con i pugliesi il 9 maggio 2010, nella partita sul campo dell'Udinese. Ed è proprio con il club bianconero che la Sampdoria sancisce un trasferimento definitivo per Padelli, occasione importante per il portiere, soprattutto da un punto di vista personale. Dato che sarà proprio il territorio friulano a donargli l'attuale amata moglie Claudia, compagna di vita e madre dei suoi 2 bellissimi bambini. Nel 2013 è la città della mole a fargli firmare un contratto, infatti Padelli vestirà i colori di granata con 100 presenze fino al 2017, anno in cui si trasferisce all'Inter, chiamato a fare da dodicesimo al titolare Samir Handanovic, considerato dallo stesso Padelli uno dei migliori in Europa. Il suo amore per l'Inter, che ha accompagnato il sogno del pallone, ha portato il portiere a rifiutare l'offerta di rinnovo da parte del Torino, squadra in cui giocava da titolare. Potrebbe essere definita una scelta di cuore, così come di cuore la scelta del numero stampato sulla maglia nerazzurra.
27. 20, come il giorno in cui si è sposato, e 7, giorno in cui è nato suo figlio Diego. Dichiara infatti Daniele Padelli durante un'intervista a proposito della sua scelta. Sono venuto per lavorare e per imparare, perché quando il livello si alza c'è sempre da imparare. Lavorerò sempre al massimo, come se dovessi giocare, e non ci saranno problemi, perché oltre al mio lavoro, giocare a calcio è la mia passione. Sarò a disposizione e mi allenerò bene, perché non si sa mai quello che può succedere nel mondo del calcio. Nel dicembre 2017 gioca per la prima volta in Coppa Italia, nella partita vinta contro il Pordenone, rendendosi protagonista con due parate decisive nell'epilogo ai calci di rigore, dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari. Esordisce in Serie A con la maglia dell'Inter, sostituendo l'infortunato Handanovic nel febbraio 2020 contro l'Udinese, durante la trasferta vinta dai nerazzurri per 2-0. Viene schierato nel derby contro il Milan, vinto per 4-2, e viene chiamato in causa anche la settimana successiva, nella sfida contro la Lazio. Più indizi ci lasciano pensare che questo giocatore abbia tutte le carte in regola per poter essere definito un grande appassionato lavoratore, coraggioso e fedele a se stesso, mostrando apertamente il suo immenso amore per la sua famiglia e preservando la serenità della sua casa. L'animo nobile è stato notato anche dagli occhi degli nostri tifosi insuperabili, durante la sua presenza all'Insuperabili Shop, momento in cui Daniele, con umiltà e silenziosi ma complici sorrisi, non si è mai tirato indietro ad un autografo, un commento o una risata in condivisione con tutti i nostri atleti, team e famiglie presenti. Grazie campione, speriamo di vederti presto tra i pali della tua pazza Inter e magari anche tra i pali dei nostri campioni insuperabili. Da Genova è tutto, linea agli insuperabili.